Ben rivisti, oggi 1 settembre 2022, facciamo un video un po' diverso. Oggi ci metto la faccia e la mano androide perché piano piano mi sto trasformando in Kyashan. Shibike Kyashan, Tatake Kyashan. Ebbene sì ragazzi, è in atto una trasformazione, sto diventando un uomo androide, dovuto purtroppo al 5G, ci sta martellando dappertutto. Poi vi farò vedere forse nel corso di questo video o nel prossimo, dove farò un focus su video e foto di questo smartphone che vi faccio vedere adesso. Una foto allo stesso punto dove l'ho fatta l'anno scorso, che non c'era nulla. Adesso hanno messo un palo, una torre 5G, e mi fa molto riflettere la cosa. Come mi fa molto riflettere che questo pacchettino qua che vedete di Amazon ieri era in ritardo, era ancora in Inghilterra. Ho visto tutto il percorso che ha fatto. Poi ieri sera l'hanno mandato in Germania con un volo. Dalla Germania ieri notte è andato in Italia, Nord Italia. È arrivato stamattina presto è arrivato a Roma. Da Roma è arrivato qua a Pescara e mi è arrivato puntuale. Io mi sento un po' responsabile di tutto questo, anche se in minima parte dici: ma non sei solo tu che ti fai arrivare i pacchi, eccetera. Però non è possibile che c'è uno spostamento di mezzi e di inquinamento per portare un pacco a un cretino, in questo caso io, malato di tecnologia, ma anche se fosse un altro articolo comunque, perché non è questione solo di tecnologia, proprio. È tutto un correre per vendere più velocemente, per farti ricomprare ancora più velocemente. Non so se mi spiego. Io farei tranquillamente una spedizione anche più lunga, no? Senza nessun problema. Se appunto ci fosse meno appunto risparmio energetico, ci fosse più risparmio energetico, cioè più risparmio di mezzi, di spostamenti, di inquinamento, appunto. Il mondo è questo, a me non piace il 5G, come vi dico sempre, lo metterò negli smartphone. Andiamo avanti, vediamo dove andiamo a parare, ma la situazione è un po' critica. Detto questo, parliamo di lui, lo smartphone migliore del 2022, senza se e senza ma. Poi possiamo stare qua a opinare, ognuno ha i suoi gusti, come vi ho detto, ognuno è libero di credere al suo mondo, ovvero il mondo Samsung con l'S22 Ultra, il mondo Huawei, il mondo Apple con il 13, forse ecco il 14 uscirà fra un po'. Può darsi che batta questo. Ad oggi, il 1 settembre 2022, lui, questo pacchettino qua che è volato dalla Gran Bretagna in un giorno, è lo smartphone migliore che c'è. Android sicuramente, e vedete la mano, ma penso che sia lo smartphone migliore di tutti i tempi ad oggi, perché c'è stata una progressione di tecnologia paurosa. E le caratteristiche che ha questo smartphone, che non sono fumo negli occhi come gli altri marchi, fanno presagire che lui è lo smartphone migliore in assoluto che c'è ad oggi, che c'è stato nella storia degli smartphone. Però vi faccio un po' di storia, come avete capito un Sony, vi faccio un po' di storia. La storia di Sony ve la devo fare perché sennò stiamo parlando di nulla, questo vuole essere un video un po' diverso, appunto ci sto mettendo la faccia. La storia di Sony, Sony è stata creata nel 1946, quindi ha 76 anni, ci siamo, 76 anni, un'azienda di tecnologia, se che ha 76 anni non c'è, non esiste. Poi se voi siete più bravi che mi dite che c'è, ditemelo, ma io a questo livello mi viene in mente l'azienda più importante di sempre, Coca-Cola, e probabilmente è l'invenzione più grande di tutti i tempi, la Coca-Cola.
È la seconda azienda che mi viene in mente nel mio immaginario quando penso a un'azienda famosa, un marchio, un brand, è Sony. Per me è così, non c'è dubbio che vengo, che ho un po' d'età. Mi ricordo nel 1990, vi faccio questo breve excursus, nel 1990 mi trovavo a comprare dei mobili per questa casa. Da un mobilificio c'era questo catalogo, 90 stiamo parlando, c'era questo catalogo Sony di prodotti di quell'anno là. Allora gli ho detto: ma questi qua li vendi? Cioè questa roba che sta qua dentro si può ordinare, tu la vendi? Fa sì, tu ordina, vedi che ti piace. Apro, sfoglio un po', c'erano tutte quelle cose Walkman, no? Tutte quelle cose di Sony, c'era una cosetta così, tipo un po' più grande un accendino Zippo, se vogliamo, un po' più grande, diciamo, una volta e mezzo un accendino Zippo, un po' più piccolo di un pacchetto di sigarette, fino fino, così, 5 mm, un millimetro. Comunque una sciocca, finissimo, bellissimo, tutto in alluminio, con sopra dei tasti, con sopra 7 tasti, accensione e 7 canali preselezionati. Era una radio, voi direte che cosa ci fai? Una radio, ovviamente a batteria, non era ricaricabile come adesso ci sono le batterie ricaricabili, andava a batteria, c'erano delle batterie quelle del telecomando, delle chiavi che abbiamo oggi, delle chiavi, batterie quelle piatte. Era una radio che praticamente con le stazioni preselezionate, ma stava avanti 40 anni, una cosa che tu la vedi e dici no. Quando ho visto quello ho detto impossibile, costava 100.000, 130.000, 140.000, cosa del genere, una cifra sproporzionata per quello che era tipo le 200 euro di adesso, per una radiolina con la cuffia, ti metti la... Ma ho detto no, guarda, mi devo ordinare questo, è una cosa pazzesca. Quando mi è arrivata ho avuto il più grande effetto, cioè... grande recensore che dice effetto wow della mia vita, ho avuto veramente il brivido, non me lo scorderò mai, quando ho preso in mano quell'oggetto tecnologico, era una cosa spaziale, era il futuro, era veramente il futuro, stiamo parlando di 32 anni fa, era veramente il futuro, per come era assemblato, per quanto era piccolo, era una cosetta così, ma si sentiva da Dio con le cuffie Sony, gli auricolari pazzeschi. E diciamo da allora, ma poi dopo c'è stato il mini disc, stessa storia, c'erano solo i compact disc, andavi ai negozi di dischi, c'erano i dischi, i vinili e compact disc. Sony inventa il mini disc, e c'era questo, c'erano questi spazi dentro a questi negozi che vendevano dischi, mini disc, che erano cose così di tutti i cantanti che uscivano in quell'anno. Che l'ho sentito una volta, mettevo questo dischetto dentro una cassettina che si richiudeva e sentivi il suono pazzesco, mai sentito un suono del genere. Oggi lo sentiamo, ma allora era sempre futuro. Oggi invece questo smartphone qua, vi faccio questa premessa, poi per non parlare di tutto, Sony Arc S, compagnia bella e tutte le cose che fa Sony. Allora, perché vi faccio tutto questo preambolo? Perché sento molta gente che si lamenta degli smartphone Sony. E io dico, guarda, rispetto per Sony, sciacquatevi la bocca quando parlate di Sony, perché comunque esiste da sempre. Fa le focali per tutti gli smartphone, per l'80% degli smartphone, gli obiettivi sono Sony, fa tutti gli obiettivi delle reflex, delle mirrorless, eccetera, eccetera, insomma, lo sappiamo, fa l'audio, fa il... E il marchio, non è che lo possa pubblicizzare io perché a me non me ne viene nulla in tasca, è il marchio migliore che abbiamo al mondo, giapponese, non cinese. I cinesi a quei tempi non esistevano, tecnologicamente i cinesi non esistevano, quelli che voi oggi vedete, Xiaomi, OnePlus, Realme e compagnia bella, tutti questi marchi che ci sono oggi, forse Samsung c'era, era sottotono. Ma i cinesi allora non esistevano proprio, cioè non c'era, la tecnologia cinese non era nemmeno concepita, perché la tecnologia era ed è per me ancora giapponese. La tecnologia per me è il Giappone. Ho sempre pensato che il Giappone è la tecnologia, non la Cina. E sempre lo penserò.
sempre. Poi, se i cinesi mi smentiranno, faranno un qualcosa veramente clamoroso che finora ancora non ho visto, che lui, appunto ad oggi, risulta essere lo smartphone migliore sul commercio. Quindi Sony, vecchia, di 70 anni, fa lo smartphone migliore che c'è in commercio. Poi vi ripeto, possiamo opinare su tutto, possiamo dire che non è vero, che scalderà, sì, purtroppo scalderà, lo so, no, lo so, scalda, scalderà. E abbiamo detto, e l'ho detto in tutti i miei video, che il 33% della colpa purtroppo è di Qualcomm che fa scaldare tutti i concorrenti, l'altro 33% la colpa è del sistema operativo, ovvero di Android, sempre americano, che fa scaldare tutti i concorrenti, li fa laggare. È un 33% ovviamente di Sony, perché sapendo queste cose sta ancora affidando a questi soggetti, chiamiamoli soggetti che vogliono appunto spaccare il mercato per non far vendere più né smartphone né cinesi, tantomeno giapponesi, ai quali hanno tirato una bomba atomica, eccetera. Di conseguenza loro, i giapponesi, Sony, ma se vedete anche quei marchi con Honda, eccetera, i giapponesi, loro non amano appunto vendere in grosse quantità in Italia, perché siamo al filo americani, siamo alleati con gli americani che gli fanno certi trattamenti, quindi non troverete facilmente i Sony, e se questo si rompe sono cazzi amari, perché veramente è difficile poi portarlo in assistenza, è complicatissimo, veramente lo devi spedire, ci vuole 6 mesi per aggiustare uno smartphone Sony che si rompe qua in Italia. Se invece, ecco, siamo in Germania, c'è una valanga e c'è tutto, c'è assistenza e tutto. Fatta questa dovuta chiacchierata che ci siamo fatti, ma la dovevo fare perché appunto sento molte persone in giro che dicono, secondo me sciocchezze. Poi ognuno, ripeto, la pensa come vuole. Andiamo insieme a vedere l'avvenimento tecnologico mio dell'anno. Sony Xperia 1.4. Lo smartphone migliore del 2022. Questo sarà un video, solo lo accenderemo, vedremo qualcosina. Io tanto più o meno già lo so com'è. Poi farò un video invece dedicato su foto e video, che sarà il video che riguarda lui. Quindi lo apriamo insieme, vedete i sigilli messi, dice perché è lo smartphone migliore di tutti. Perché? Perché? Perché ve lo spiegherò botta a botta. Vedete insieme, lo vediamo insieme adesso. Vediamo se mi dà quel brivido tecnologico. Quel brivido tecnologico. Spostiamo un attimo lo smartphone, che già ho sentito, già lo sto sentendo. È come non, per me è come questo smartphone, è come una bella, è come uscire con una bella donna, quando, cioè con la donna dei tuoi sogni, come ti devo dire, questo smartphone qua è come uscire con la donna dei tuoi sogni, e dai, già l'ho baciato, già mi sento, già ho avuto il feeling tattile. Vedete, sono solo i libricini, come sappiamo purtroppo le confezioni non ci mettono nulla, non ci sta proprio nulla, un bel nulla. Infatti ho dovuto comprare, a parte il caricabatterie che adesso non ce l'ho, quello suo costa 57 euro, quello originale suo. Lo vorrei prendere, vediamo un po', perché ci vogliono un po' di tempi lunghi. Andiamo a togliere davanti, oddio. È qualcosa di molto molto vicino a un'esperienza sentimentale, sessuale. Faccio vedere il davanti, io mi vedo il di dietro. Dietro è fatto di, diciamo, sembra più, pur essendo un vetro satinato, sembra più una plastica. Che bello sono. Che bello sono. Molti si lamentano, vedete la solita forma quadra, molti si lamentano che ci sono sempre i soliti tasti messi tutti da un lato. È un carattere, è una caratteristica. Però
caratteri loro, tanto tu glielo puoi dire mille volte, loro faranno sempre così, loro sono convinti su quello che fanno, non se ne fregano di chi gli dice no, ma perché metti tutti i tasti da un lato? Metto tutti i tasti da un lato ancora, vedete il tasto di scatto, zigrinato, bellissimo, che rispetto agli altri che ho avuto, appunto, questo zigrinato lo si va a prendere subito, anche scivolando, basta scivolare e raggiunge il suo grip. Le fotocamere, vabbè, avremo modo di parlarne delle fotocamere, lasciamo perdere le fotocamere. L'altro lato c'è sempre ovviamente c'è un'uscita stereo sotto da qui, non c'è l'uscita, ce l'ha tutte e due dal frontale, esce lo stereo, il jack Giacomo delle cuffie. Jack Giacomo delle cuffie, e appunto qua abbiamo dove abbiamo il carrellino SIM, non lo ritrovo, il carrellino SIM che si estrae, ma no, questa volta l'hanno messo sotto, vedete? È sotto, e questo lo estraiamo col dito, vedete? Sony, espandibile fino a 1 TB, byte, non byte, 1 TB. Andiamo a vedere se è acceso e poi vi faccio giusto dopo di questo vi faccio giusto una spolveratina di questo smartphone, una spolveratina, perché poi nel meglio lo vedrete appunto nel video che è dedicato a foto e video che ci farò più in là fra una settimana circa. Quindi ci vediamo, gli diamo una configurata e vediamo come va.